Fa aggravata i danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di auto di lusso acquistate all'estero. Otto le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari disposte dal GIP Marco Biagetti su richiesta del procuratore Massimo De Bortoli. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, denominata Salone del Lusso, ha portato alla luce uno strutturato gruppo criminale con base operativa nel Trevigiano che acquistava, senza pagare l'IVA, auto usate da Germania, Francia, Belgio e Spagna. Utilizzando una o più agenzie di pratiche auto, eh, questi signori facevano figurare come se le autovetture fossero state acquistate all'estero direttamente dal cliente. Falsa era la fattura come l'autodichiarazione del cliente sul pagamento dell'IVA nel paese estero. I documenti venivano poi presentati alla motorizzazione per l'immatricolazione. 500 i veicoli importati con questo sistema per un giro d'affari di oltre 8 milioni e mezzo di euro, dei quali un milione e mezzo di IVA non pagata allo Stato. Al momento sono 161 Le transazioni irregolari accertate dalla finanza per un'evasione IVA di 524 mila euro, somma per la quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo. Due appartamenti sono stati sequestrati, uno a Spresiano e uno a Paese. Eh, sui conti correnti, somme eh, per circa 53 euro. Sequestrate poi 25 auto, ma le operazioni sono ancora in corso. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per una donna romena, 33enne, e 7 uomini, un 45enne padovano, professionalmente operativo nella marca, 5 romeni e 2 albanesi. A capo del gruppo c'era proprio la donna che così si era espressa. Parlando con un altro soggetto dice tranquillamente scusa ma io eh, perché sto qua in Italia eh, o faccio i soldi o me ne vado da un'altra parte. I clienti allettati dai prezzi concorrenziali delle vetture risiedono in mezza Italia, per la maggior parte nel nord-est. Tutti sono risultati ignari della frode e si affidavano agli autosaloni per gestire le pratiche di immatricolazione.